Questo foglio spiega tutto ciò che dovete sapere per cercare di sfatare la fisica della criptonite. In alto, le bocce dei pesci A e B stanno sperimentando la stessa cosa. La boccia A è all'interno di un quadro di riferimento inerziale. È lo stesso di B che si trova a terra. L'astrofisica e il modello eliocentrico si basano su questa fisica. Nella sezione inferiore ho chiesto qual è la differenza che prova l'ape sulle ruote A e C. Stanno semplicemente ruotando, la B è a velocità costante, con una forza costante. Per l'ape nella ruota A ci riferiamo alla fisica nota. La ruota che rotola senza scivolare o rotazione del corpo rigido con fisica di traslazione. Guardate il video linkato sotto. La velocità dell'ape nella ruota A è la somma di entrambi i vettori V1 e T1 in ogni punto della sua rotazione. L'ape non ha alcuna variazione del tasso di velocità in una direzione che non ha alcuna variazione. Nel caso di un tasso di accelerazione costante, adesso abbiamo confermato con la fisica nota che l'esperienza per l'ape sulla ruota A e C è diversa. Se la pensate in modo diverso, state negando la scienza conosciuta. Ora ci spostiamo sull'ape nella carrozza sulla ruota B. La sperimentazione per l'ape è la stessa di quella sulla ruota A. Ha sempre due velocità che agiscono su di essa. Se la mettiamo sopra la carrozza non cambia nulla per l'ape. La ruota sta sempre ruotando e muovendosi racchiusa in un carrello su ruote, non cambia nulla. Secondo il moto relativo ai sistemi di riferimento inerziale, l'ape dovrebbe ora avere la stessa sperimentazione di trovarsi su C, semplicemente ruotando. La posizione o la velocità dell'osservatore non può cambiare ciò che sta accadendo all'ape. Tu sei solo un osservatore, non puoi cambiare nulla. Per sfatare questo devi negare il moto relativo e i sistemi di riferimento inerziali che non hanno nulla a che fare col modello eliocentrico. Puoi negare o ignorare la fisica conosciuta, rotazione del corpo rigido, con traslazione e far finta che non esista. Oppure puoi spiegare magicamente come funziona mettendola su una carrozza con le ruote o tu in piedi accanto a lei se non cambia niente. Stampa questo su un foglio e avrai sempre tutte le prove necessarie per screditare totalmente il moto relativo e i sistemi di riferimento inerziali. In lingua inglese, kryptonite o kryptonite significa l'unica debolezza di qualcosa o qualcuno altrimenti invulnerabile. In italiano possiamo dire semplicemente il tallone di Achille.